Come tutti gli anni, Asus ha presentato un nuovo ROG Phone, il 7 e il 7 Ultimate, che è quello che tengo in mano in questo momento io. Una versione aggiornata del modello precedente che, come andremo a vedere, è una sorta di refresh di quanto visto 12 mesi or sono e che però, nonostante tutto, ha comunque diversi spunti emotivi di interesse. Partiamo dalle basi. Esteticamente, a livello di peso, di dotazione di base, ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Ultimate sono veramente molto simili al passato. Il look è quello di un tempo. Questa versione Ultimate ha uno schermo PIMOLED posteriore, simile a quello che abbiamo visto ad esempio sul 6 Pro e sul 6D Ultimate. Il rapporto tra schermo e cornici è esattamente lo stesso e permette ancora una volta un'impugnatura comoda, soprattutto quando si gioca, insomma, permette di evitare che ci siano delle interazioni non desiderate, e resta lo stesso anche il peso di 239 grammi, che non sono pochi, però tutto sommato sono comprensibili contando qual è la dotazione di questo telefono, e poi sono ben bilanciati. Insomma, non è uno smartphone scomodo da tenere in mano, certo è piuttosto massiccio. Identico il look del modulo fotografico, e sono sempre presenti anche le due porte Type-C, una sul bordo inferiore e una invece sul bordo laterale, opposto agli Air Trigger. Air Trigger, che sono questi pulsanti a sfioramento che tornano fondamentalmente identici sia nel look che nelle funzioni rispetto a quelli del modello precedente, insomma del ROG Phone 6. La prima novità si trova all'interno, ovviamente la piattaforma è stata aggiornata e ora questo ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Ultimate sono dotati di Snapdragon 8 Gen 2, quindi l'ultimissimo arrivato della piattaforma Qualcomm. Si tratta chiaramente di un sistema on chip che abbiamo già visto su molti altri smartphone e che qui torna però in combinazione con un sistema di raffreddamento veramente ben fatto. Ormai Asus ci ha abituato negli anni ad avere dei ROG Phone con sistemi di raffreddamento sempre più evoluti. Questo ROG Phone 7 non fa eccezione e permette allo Snapdragon 8 Gen 2 di andare veramente al massimo. L'abbiamo provato con diversi benchmark e diciamo è in linea, ma sempre un pochino sopra rispetto alla concorrenza che utilizza lo stesso sistema on chip. In maniera un pochino più prosaica, insomma, slegandoci da quelli che sono i classici benchmark, l'esperienza d'uso del telefono è veramente molto molto piacevole, è sempre fluido, si passa dalle app di produttività al gaming praticamente in un istante, non ci sono rallentamenti e le performance sono al top, sia per chi desidera giocare, che insomma è, diciamo, la natura d'elezione per questo smartphone, sia per chi magari lo utilizza per lavorare, perché comunque ROG Phone 7 è un ottimo telefono, lo diciamo da tanti anni, ma lo ripetiamo anche in questa occasione, per lavorare, perché ha questa batteria molto capiente da 6000 mAh divisa in due fondamentalmente, che permette di arrivare a sera praticamente qualsiasi cosa facciate con ancora un bel po' di carica senza nessun tipo di preoccupazione. La ricarica è a 65 watt, sono state fatte alcune ottimizzazioni per quanto riguarda la ricarica, che ora permettono al ROG Phone 7 di caricare da 0 a 100 in circa 42 minuti, quindi insomma un tempo di ricarica anche piuttosto rapido. Pollice alzato anche per quanto riguarda la qualità delle chiamate e la ricezione. La ricezione, partiamo da quest'ultima, è veramente ottima in tutte le situazioni, sia quando fate o ricevete delle chiamate, sia per quanto riguarda la connessione dati. La qualità delle telefonate è garantita da una capsula molto buona e qualora vogliate utilizzare il viva voce da speaker, che poi magari ne parleremo ancora, sono molto potenti e veramente offrono un suono pieno. In termini multimediali, Asus si è affidata ancora una volta a Samsung per avere un pannello da 6,78 pollici, che io trovo semplicemente eccezionale, perché il refresh rate è di 165 Hz, mentre il touch sampling rate è di 720 Hz. Magari non sono valori da record, però sono il massimo per giocare e diciamo che oltre probabilmente sarebbe inutile. Assolutamente buona la qualità, la fedeltà dei colori, si tratta di un pannello molto buono, tra l'altro in questo caso è stato calibrato in fabbrica sia a 100 che a 450 nits, ha una luminosità di picco dichiarata di 1500 nits. Un pannello davvero molto molto buono qualsiasi cosa facciate, sia per l'utilizzo quotidiano, magari sotto il sole primaverile o estivo, sia quando vi trovate a guardare serie TV, film, oppure soprattutto, ovviamente trattandosi di un ROG Phone, a giocare. Elogi che vanno estesi anche al comparto audio. I due speaker stereo sono molto potenti, sono quelli dell'anno scorso, permettono di avere un audio pieno, bassi profondi, ma pochissimi problemi in termini di distorsione del suono. Tra l'altro è stato rinnovato il lavoro fatto con Dirac, che si estende all'hardware ma anche al software, quindi tutte le impostazioni legate all'audio vi permettono un fine tuning veramente molto preciso di quelle che sono le impostazioni audio preferite, sia che stiate guardando un film o giocando o facendo qualsiasi altra cosa. Buone notizie per quanto riguarda il software, perché il ROG Phone 7 e l'Ultimate arrivano ovviamente con Android 13, però Asus quest'anno è stata molto chiara sulle sue politiche di aggiornamento. Saranno due i major update
update garantiti, quindi si arriverà quantomeno ad Android 15, e saranno 4 gli anni di patch di sicurezza garantiti. Insomma, siamo stati abituati a un ottimo supporto anche in termini di velocità degli aggiornamenti. In questo caso abbiamo anche delle garanzie per quanto riguarda la durata di questo supporto. Non mancano poi tutte le app, tutte le chicche a cui Asus ci ha abituato, ma soprattutto c'è una completissima suite di software pensati per giocare, che fondamentalmente si dividono in due: da una parte l'Armor Crate e dall'altro il Game Genie. L'Armor Crate è questa sorta di console software all'interno del telefono che vi permette di gestire ogni singolo gioco. È una grossa libreria che per ogni titolo che voi avete installato vi dà modo di verificare, controllare e modificare tantissime opzioni legate a come gira il gioco, come interagisce con il vostro telefono e magari quali sono gli aspetti personalizzabili che volete, distinti appunto gioco per gioco. C'è poi una tab legata alla community, c'è una tab molto comoda che vi permette di vedere quali giochi supportano diversi refresh rate del pannello. Insomma, è veramente un po' il vostro centro di comando. Tra l'altro, se avete la versione Ultimate, è anche il luogo dove potete modificare le scritte, le animazioni dello schermo posteriore, ed è anche il luogo dove poter modificare le impostazioni del AeroActive Cooler 7, di cui parleremo tra un pochino. Game Genie invece è ancora una volta un sistema attraverso il quale poter interagire col vostro gioco in tempo reale. Con un velocissimo swipe dall'angolo in alto a sinistra, ma ovviamente personalizzabile, mentre state giocando potete richiamare questa piccola console che vi dà accesso a un mondo davvero molto ampio di personalizzazione. Potete inserire le macro, potete modificare le impostazioni dell'air trigger, registrare delle clip, vedere le principali statistiche del vostro sistema, ma ci sono anche alcune nuove chicche. Ad esempio, è stata semplificata la gestione delle notifiche e delle chiamate. C'è un nuovo sistema che permette di regolare per ciascuna area dello schermo, in base alle interazioni, la vibrazione del telefono. Tra l'altro, ci sono due novità interessanti che sono XSense ed XCapture, che sfruttano l'intelligenza artificiale per darci dei suggerimenti in game e poi per scegliere automaticamente quali sono delle clip da registrare e da salvare. Non sono ancora disponibili in Europa perché non c'è nessun gioco sul Play Store che le supporta, ma Asus ci ha confermato che arriveranno. Siamo molto curiosi di provarle e sicuramente ci torneremo sopra. Completa il comparto gaming l'AeroActive Cooler 7. Cos'è? È la famosissima ventolina che ormai da anni accompagna i ROG Phone e che quest'anno ha fatto un ulteriore passo in avanti, perché esteticamente è molto simile a quella che era venduta insieme al ROG Phone 6 e che è compatibile anche in questo caso qualora non la vogliate ricomprare, però ha un paio di novità interessanti. Fondamentalmente le funzioni a cui solve l'AeroActive Cooler 7 sono tre. La prima è quella di raffreddare, tra l'altro qualora abbiate il 7 Ultimate è anche disponibile l'AeroPortal, questo sportellino che apre verso l'interno quando avete la ventola attaccata e permette un raffreddamento ancora più veloce. La seconda funzione è quella di aggiungere una serie di comandi e controlli supplementari, facendola diventare una vera e propria piccola console. La terza funzione molto interessante di quest'anno è quella di aggiungere un ulteriore speaker, una sorta di subwoofer che crea assieme ai due speaker stereo del telefono un sistema 2.1 che permette un audio ancora più immersivo. Io personalmente ho trovato l'AeroActive Cooler 7 molto molto interessante, è davvero ormai una parte integrante dell'esperienza del ROG Phone. Certo, è tamarrissima, ha una serie di loghi e di lucine colorate che non piaceranno tutti, rende il telefono molto più spesso e sicuramente più pesante, però è imprescindibile per l'esperienza ROG Phone e soprattutto permette un'esperienza in game ancora più immersiva e completa. Non c'è moltissimo da dire per quanto riguarda il comparto fotografico. Si presenta in maniera esterna, come dicevo prima, il modulo come l'anno scorso, ma anche all'interno è fondamentalmente identico, se non per una differenza. Il modulo principale è un Sony IMX766 da 50 megapixel che troviamo in moltissimi altri smartphone, fa buone foto sia di giorno che di notte, non è eccezionale, soprattutto diciamo il software Asus e gli algoritmi di Asus non sono i più evoluti in assoluto. Ci sono poi una ultra wide da 13 megapixel e una macro da 5 megapixel. Diciamo un comparto fotografico che, unendo hardware e software, permette buoni scatti, sicuramente scatti che potete pubblicare senza grandi problemi sui vostri social. Non è un camera phone, soprattutto non vuole esserlo, quindi diciamo non è nemmeno un grandissimo problema. È stato invece modificato il sensore frontale, ora è una 32 megapixel che permette di avere degli scatti a 8 megapixel con pixel binning 4.1, quindi insomma una qualità maggiore, in effetti i selfie sono certamente migliorati.
In conclusione, la commistione tra hardware e software ancora una volta fanno di questo ROG Phone 7, del ROG Phone 7 Ultimate, un prodotto veramente unico sul mercato e abbastanza polarizzante anche. Diciamo che se non cercate un gaming phone non ha molto senso acquistarlo, se invece lo volete questo è quanto di meglio potete trovare oggi sul mercato. Certo, come dicevamo in apertura, si tratta di un refresh rispetto al ROG Phone 6 e questo vuol dire che secondo me ci sono un paio di possibili acquirenti per questo telefono. Il primo è chi vuole sempre il top, quindi magari cambia il proprio ROG Phone, proprio gaming phone tutti gli anni e allora non potrà fare a meno che acquistare anche in questo caso il ROG Phone 7 e beneficiare del nuovo Snapdragon e di alcune modifiche, quelle che vi ho raccontato. La seconda categoria di utenti che secondo me potrebbe essere interessata al ROG Phone 7 è chi vuole un gaming phone, magari chi già ce l'ha ma non ha acquistato il ROG Phone 6, quindi diciamo un doppio triplo salto generazionale sicuramente si fanno sentire e potete apprezzare tutti i benefici di questo ultimo arrivato. Parliamo quindi di prezzi. La versione base del ROG Phone 7, quella da 12256, costa 1029 euro, qualcosa in meno rispetto allo scorso anno. Quella da 16512 costa invece esattamente come l'anno scorso, 1199, e viene venduta in promozione al lancio con l'Aeroactive Cooler 7, quindi diciamo c'è un risparmio tutto sommato se pensate di acquistare anche questo accessorio. E io ve lo consiglio, considerando che, come vi dicevo, lo trovo piuttosto interessante. La versione Ultimate invece costa 1429 euro, che sono un po' di più rispetto alla Pro dello scorso anno, non tantissimi, in quel caso però la Pro aveva 18 GB di RAM, questa è 16512, diciamo resta qualcosa di un pochino più particolare perché avendo lo schermo posteriore e un paio di dettagli in più non certo fondamentali è davvero soltanto rivolta ai super super appassionati. In definitiva quindi un prodotto molto interessante, molto di nicchia, io l'ho apprezzato. Certamente si tratta di uno smartphone completissimo, soprattutto per chi vuole giocare. Diciamo che per il prossimo anno mi piacerebbe vedere qualche novità in più. Per il momento però sicuramente un telefono, un gaming phone, anzi, da consigliare a tutti gli appassionati.